un saluto a tutti dall'Italia del centro-nord, calda, molto calda, pre-ferragostiana, quindi in periodo feriale, feriale nel senso di ferie, un po' per tutti, c'è però anche chi lavora e chi ci ascolta. Speriamo che siate in tanti. Io mi presento. Perché non mi avete mai visto in video? Chi andrà a vedere su YouTube questa trasmissione potrà appunto vedere anche nella TV. Ricordo quello che mi ha detto Saius, cioè il Media Center, dove si possono fare molti collegamenti, molte possibilità di connessione. E quindi questo. Ecco, eccomi qua. Sono Mino Cortini, la trasmissione di che cosa stiamo parlando. E avevo un planning, un progettino di trasmissione che però ho cambiato sulla stimolazione di un post di un amico su Facebook. Che mi è sembrato importante, mi ha colpito, spero possa essere anche di interesse comune per tanti, ma non può non essere così perché parliamo dell'approvazione alla Camera il giorno 6 agosto di questa necessità globale. Nel momento in cui si fa l'acquisto di seggiolini in auto per bambini, che questi siano dotati di una sorta di alert, adesso la prendetela come viene, che possa scongiurare delle situazioni veramente tragiche che ha portato alla morte di tanti bambini abbandonati nelle auto dai genitori, morti assurde, morti violentissime, fra l'altro si parla da esperimenti fatti che nel giro in queste giornate così calde, estive, quindi attorno ai 30-35 gradi, la temperatura interna di un'automobile può schizzare fino ai 50-60 gradi. Quindi nell'arco di 20 minuti, insomma, questo bambino prigioniero soffre appunto le pene dell'inferno e poi appunto c'è l'ipertermia e quindi soffocamento e morte del bambino. Non solo soffocamento, anche altre possibilità appunto, però tutte mortali. Questa è una cosa molto grave che accade, sono morti assurde, sono morti che toccano tutti, io credo, chi ha e non ha bambini, ma che comunque è stato bambino o comunque ha, se non ha figli, non può non riconoscere, con dolore, insomma, questo tipo di cose. Ecco, è atroce queste notizie che arrivano. Non sono numeri enormi, grandissimi, però ognuno di loro ha un'atrocità interna molto grave, secondo me. Cioè, come si fa, tutti si dicono, come si fa a dimenticare il proprio figlio o il figlio della propria sorella o comunque una babysitter che porta in giro il bambino che magari deve andare a comprare qualcosa per il bimbo e poi si perde negli acquisti, si dimentica e cose di questo genere, cose della quotidianità, della banale quotidianità che si trasforma in tragedia. Diamo un po' di dati e per fare questo, allora. Per fare questo mi faccio aiutare dal dispositivo che ho qui, che
il cellulare, dove aveva impostato questa cosa, che scusate, dovevo impostarla prima, ma ci arriviamo. Allora, no, prima di tutto vado proprio esattamente, e questo me l'ha detto Rosario, signor Saius, che posso farlo. Quindi io adesso tolgo qui. Scusate la mia inettitudine un po' digitale, ma Saius mi comprenderà. Spero. Spero. Dunque, io voglio andare su Facebook in questo momento. È andato via? Vabbè, continuiamo comunque, se non riesce a ripristinarlo. Il video mi dice, sai, se n'è andato, termina chiamata, disattiva audio. Non lo sapevo, avevamo fatto la prova con la regia, non sapevo che dovevo mantenerla, Skype accesa, e quindi vabbè, siamo in audio, ritorniamo alle precedenti trasmissioni. Comunque siamo qui, siamo con voi, e siamo qui per fare un servizio a modo nostro, su una notizia che è un fatto, non è una notizia in sé. E appunto volevo dirvi esattamente che cosa è accaduto il giorno 6 agosto alla Camera, e di che cosa parliamo esattamente. Allora, là, com'è? Sì. È un po' rallentato il mio ritmo oggi, ma la calura impone anche un certo rallentamento, mi comprenderete. Dietro di me c'è un ventilatore che sta andando molto forte, perché per scelta mia ho deciso di non mettere condizionatore, e quindi mi difendo come posso, come tutti voi. Chi è poi al lavoro mi comprende ancora di più, senza meno. Di nuovo chiedo scusa un attimo. Il mio computer è impallato completamente, devo farlo vedere, perché non si può lavorare in questo modo. Allora. Allora, ok, alla Camera, ok, della Camera, alle 20:44, comunicazione dell'ANSA, c'è l'ok della Camera all'obbligo dei seggiolini antiabbandono, cioè di dispositivi acustici che ricorderanno la presenza del bimbo sull'auto. Adesso qui l'informazione è molto stringata, ma immagino che sia legato ai dispositivi, ai device mobili, cioè quindi ai cellulari, che ognuno di noi ormai porta come fosse quasi, tiene in mano come se fosse un portafoglio, anzi molto di più, molto più importante del portafoglio ormai, il cellulare. A me viene in mente un po' la coperta di Linus. Era questo il discorso che volevo farvi su quanto sono importanti e quanto sono vincolanti alla nostra vita personale i dispositivi mobili, i social, le reti, quanto tempo passiamo e perché, e va bene. Però ecco, questo è un po' collegato, questo discorso qua, ed è però un discorso che tocca molto di più tutti quanti, insomma, anche chi non ha un cellulare per scelta, magari.
Ecco, vi riporto quello che dice l'amico che ha messo questo post, che fra l'altro mi coglie l'occasione, colgo l'occasione per presentarlo, nome e cognome, perché la prossima trasmissione che faremo di che cosa stiamo parlando sarà proprio un'intervista a questa persona, perché questa persona vabbè, fa tante cose, ma tra l'altro ha anche pubblicato 3 romanzi. E di questo voglio andare a parlarci. Voglio andare a parlargli, scusate. Dunque, ecco, lui ricorda il fenomeno, cioè questo fenomeno dell'abbandono dei bambini nelle auto che poi muoiono. Il fenomeno purtroppo è noto e avviene normalmente in situazioni di fortissimo stress in persone probabilmente più vulnerabili di altre, e la mente entra in una specie di trance. Lui parla in questo modo perché nella vita è uno psicologo educativo, si occupa di scuola, è più vulnerabile di altri, la mente entra in una specie di trance in cui si compiono le cose in fretta con la testa altrove, quasi sospendendo le attività di pensiero normale. In effetti, in condizioni normali, nessun genitore o chi per lui potrebbe dimenticarsi del proprio bambino. Forse la parola dimenticarsi non è nemmeno adatta, perché lì c'è proprio un'assenza di attività mentale, propriamente detta, e non so che cosa voglia dire, però insomma lui parla con cognizione di causa, diciamo. Propriamente detta, e si funziona con una specie di pilota automatico. Quello che trovo stonato nell'idea è che per risolvere questo problema si devono fare seggiolini, questa è la comunicazione che per me importa. Io sono completamente d'accordo su questo. Quello che trovo stonato nell'idea, come faccio molto mie queste parole, quello che trovo stonato nell'idea è che per risolvere questo problema si devono fare seggiolini con segnalazione acustica di presenza bambino. E il fatto che in queste condizioni di stress estremo andrebbero intercettate, andrebbero aiutate le persone a riconoscerle e prendere provvedimenti di altro tipo per entrare in una condizione definibile come normale. Ecco, ho aggiunto questo mio post molto piccolo, in cui proseguo, insomma, questa sua comunicazione, questa sua analisi, allargando molto il discorso, nel senso che qui si parla di mancata cura della prole, ed è qualcosa di molto grave, cioè la fretta, la distrazione, il fatto che siamo completamente immersi in un mare di connessioni e di informazioni e di stimoli acustici, situazione tipo in macchina, cellulare acceso, radio accesa, traffico, quindi rumori esterni, velocità magari elevata, 120-130 in autostrada, sono condizioni, cioè non è mica un caso che nelle autostrade c'è questa pubblicità www.guidaebasta.it. Guidaebasta.it. Siamo dentro un proiettile pericoloso. Poi per noi è il nostro diciamo, ambiente di libertà, no? L'automobile, lasciarsi andare, parlo, penso ai giovani, l'automobile ci sente liberi finalmente, fuori dal lavoro, fuori dalla famiglia, sono solo io e posso gestirmi questo mezzo e andare dove voglio, e quindi è una sensazione di estrema libertà. Però la libertà ha un prezzo, per tutti. La libertà ha un prezzo e ha delle regole. Nel momento in cui ti rendi conto che sei immerso in una società, quindi le relazioni con gli altri, il rispetto degli altri. Non si può fare come ci pare. Si può fare certamente. Cioè uno
sceglie di vivere lontano dalla società umana e può fare come gli pare, se ce la fa, dico io, se ce la fa. Però, se no, ci sono alcune impostazioni di fondo che è l'impostazione di fondo quando sei in un'automobile, si ha un bimbo, cioè il primo pensiero è a lui, proteggerlo, non a caso punti i seggiolini. Per fortuna non c'erano negli anni 60-70, quando sono nato io non c'erano, però la mamma ti proteggeva sicuramente, e il papà del bimbo sapeva che c'era il bimbo, quindi faceva bene attenzione a non esagerare con la velocità nei sorpassi, perché comunque hai la famiglia con te e ne sei responsabile. Ecco. Di fronte a questo tipo di situazioni, invece, che accadono purtroppo, che dire? Cioè, io rimango veramente un po' senza parole. Poi con questo nessuno è immune, poteva succedere anche a me. Io ho cresciuto mio figlio da solo, dall'età di 5 anni, quindi questa responsabilità l'ho sentita anche doppia in certi momenti, e per fortuna non mi è successo niente, però con questo poteva succedere anche a me, perché si è giovani, perché si pensa a tante cose, si ha tante, appunto, stimolazioni, e a volte, insomma, quando si condivide poi la vita totalmente con un figlio, come è successo a me, nel senso che si fa da papà e da mamma al proprio figlio, può capitare che ci sono momenti di stress e di stanchezza mentale, e poi succedono queste cose qua, purtroppo. Niente, io ho allargato questo discorso con un discorso che mi appartiene, che è quello dei collegamenti, delle similitudini, del vedere cosa c'è dietro e a lato di un problema, con un'ottica, appunto, che è la mia, è quella, diciamo, psicosociale. Mi appartiene di diritto, se vogliamo, in quanto studi fatti, in questo senso, beh, che comunque è diventato un po' il mio modo d'essere, il mio modo di pensare, il mio modo di vestirmi, col quale mi presento agli altri, è inevitabile, insomma, mi appartiene, l'ho fatto mio, a modo mio, ovviamente, con tante, tante carenze, tante mancanze, però è la mia ottica, il mio modo di guardare le cose, insomma, diciamo, in parole molto che arrivino a tutti, insomma. Ecco, rispetto a questo vi chiedo ancora uno sforzo, so che vi sto portando in un terreno particolare, abbastanza serio, però del quale non si può prescindere, insomma. Quindi quando si parla della vita dei nostri figli, dei bambini, io credo che un piccolo sforzo di attenzione possa valere la pena, no? Ecco, e per rifarmi un po', cioè, la mia è una critica in generale, cioè, a questo fatto di dover dipendere per forza cioè di delegare le funzioni della cura della prole, in questo caso, ai dispositivi. Questo è inumano, non dico disumano perché è eccessivo, però non è molto umana questa cosa qui. Non a caso, appunto, è un'estensione, cioè i dispositivi diventano un'estensione di se stessi, ma in quel momento in cui diventano un'estensione di noi stessi, noi ci chiamiamo fuori in qualche modo, perché tanto, voglio dire, ci pensa l'alert del cellulare. Allora, l'appuntamento importante della vita con la donna della tua vita, diciamo, per alleggerire un po', certo lo metti nel calendario e ti verrà un alert, però cavoli, se te lo dimentichi, proprio, insomma, cioè,
è che sei intanto non sei un gran Latin lover e poi insomma come si fa a dimenticare se quella diventerà poi la donna della tua vita? Hai bisogno di scriverlo nell'agenda elettronica del tuo cellulare? Magari succede questo sabato qui, eh? Insomma, vabbè, questo, ecco, allora io ho scritto queste cose qua, e quindi vi riporto sul terreno un po' dell'attenzione, della riflessione. Non me ne vogliate, vi chiedo di seguirmi se volete. Saius è una radio assolutamente in questo senso informativa, che ha per pilastro l'informazione, però anche un altro pilastro che è quello della libertà espressiva e della libertà di gestione delle informazioni che noi proponiamo. Non fosse altro, questo grosso lavoro, ci tengo a ricordarlo, di Rosario Moreno, il nostro signor Sales, che tutti i giorni dalle 5 del mattino si alza per preparare una rassegna stampa che sta dilagando. Da quel che mi dice lui, sta avendo molto successo anche rispetto a radio o TV locali o radio in FM che gli chiedono perché è un lavoro che non vuol fare nessuno, perché è un impegno. Se trovassero gratuitamente già fatto una rassegna stampa da qualcuno che nell'informazione c'è comunque, o comunque neanche nella gestione delle reti c'è da 20 anni. E sa quello che fa, lo fa in maniera seria e circostanziata e molto, voglio dire, molto obiettiva, nel senso che riporta con serietà le informazioni. Ecco, questo è un servizio importante che Radio Sala sta facendo, nel quale io ringrazio qui, attraverso la mia trasmissione, Rosario Moreno, perché questa sarà una piattaforma che creerà altre piattaforme, per dirla con linguaggio di Saius, nel senso che potrà creare dei collegamenti e Saius crescerà e quindi tutti noi che siamo qui a fare trasmissioni o ad ascoltare o i colleghi autori come me avranno uno spazio ancora più ampliato e ancora più grande nel quale potersi esprimere. Bene. Allora, io questo detto, ritorniamo ai seggiolini, ritorniamo a queste assurdità, a queste morti assurde dei bambini. Mi pare che in America, l'avevo letto prima, adesso scusate, non voglio neanche uscire da qui perché poi mi perdo col computer, non funziona benissimo, quindi vado di memoria, non vorrei dire una stupidata, però andate a vedere i dati in America delle morti, queste morti bianche, io le chiamo morti bianche perché sono come le morti assurde sul lavoro. Ricordiamo che questi giorni la morte di tanti italiani a Marcinelle, questa mostruosa miniera dove hanno perso la morte 130 italiani. Questo per ricordare a noi stessi, a tutti quanti, senza alcuna impostazione ideologica, che il nostro popolo italiano non ha avuto tanti imperi, ma semmai il proprio impero è quello dei propri migranti che hanno colonizzato attraverso la migrazione per il bisogno di tipo economico, sono in giro per il mondo. Mi diceva per sorridere un amico che ha lavorato per una grossa ditta di edile, di qualificazioni, fondazioni speciali, la Trevi di Cesena, vabbè, non ha importanza, non certo si vuole fare pubblicità, che ha girato il mondo e che mi è scherzando, dice, no, non, io guarda, ti garantisco, io ho girato, lui faceva il mezzogiometro, ho girato tantissimi cantieri in giro per il mondo e ti posso dire che non sono i cinesi il popolo più nel mondo sono i napoletani perché in ogni cantiere io ho sempre incontrato dei napoletani o siciliani magari. Ecco, per dire, il da dove veniamo non è banale, ricordiamocelo, lo ricordiamo a tutti noi italiani, a tutti quelli che
cioè, rimangono indignati perché vedono nelle proprie città scorrazzare persone di colore che non lavorano e che portano via il lavoro a noi italiani. Ecco, pensiamoci, magari, ricordiamoci del sacrificio di 130 italiani che per fame sono andati in Francia a prestare le proprie braccia e non sono tornati. Bene, ecco, qui ho fatto questa divagazione, però mi sembrava opportuno e necessario ricordarla per essere sul pezzo, per essere sull'attualità. E quindi ecco, invece ritornando a queste morti bianche, che voglio chiamarle così, di questi bimbi, poverini, che veramente mi viene una tenerezza al cuore pensare, vabbè, il dolore poi anche dei genitori, che poi si trovano, cioè che si strappano i capelli, che non, per tutta la vita si portano dietro questo marchio. Che è solo con se stesso interiore, del quale io non dico nulla, perché il dolore di un padre che perde un figlio o di una madre che perde un figlio è ineffabile, non se ne può parlare, insomma, non se ne può parlare. Ecco, io invece sul discorso di delegare ai dispositivi mobili o quant'altro, a comunque queste nostre estensioni di noi esseri umani attraverso la tecnologia. Beh, insomma, va benissimo tutto quello che possa salvare vite, appunto, ci mancherebbe, va benissimo i seggiolini, ma il fatto che si è arrivati a questo, io mi faccio domande su questo fatto qui, perché si è dovuti arrivare a questo? Perché, cioè, non lo so, poi succedeva, sarà successo. Forse anche prima di bambini, senza quando, negli anni 50, 60, che non c'erano neanche i seggiolini, bambini abbandonati che però la macchina chiusa non possono uscire, impazziscono e poi appunto l'ipertermia li porta allo stato di semicoscienza e poi a lungo andare la poca aria e poi appunto arriva qualcosa di non più gestibile, cioè la morte. Allora, io invece, ecco appunto, perché si è arrivati a questo? Cioè, io lo considero questo un processo incessante nel quale gli umani affidano ai vari dispositivi, questo ho scritto, questo post, macchinari, robotica, in questo caso dei seggiolini è una specie particolare di domotica mobile, io così l'ho definita. Quegli atti prima di atteggiamento mentale, poi comportamentali che al di là dei secoli delle culture trasversalmente ci identificano, cioè al di là appunto dei dispositivi mobili ci identificano alla nostra matrice di mammiferi ed è tutto un universo affettivo e di imprinting scritto nel nostro DNA comune a tutte le specie, e cioè, tagliando queste belle parole che magari inutili, la cura della prole. Cioè, ci identifichiamo come umani in quanto capaci di cura della prole. Fra l'altro, in specifico, gli umani sono tali proprio perché, a differenza anche dei nostri progenitori, che io sono darwiniano, quindi noi siamo una branca poi staccata, che è cambiata di una particolare famiglia di primati. Ma e noi, cioè, senza la cura della prole, l'allattamento che dura, cioè l'inermità del bambino appena nato e la durata di questa dipendenza del figlio nei confronti della madre e del padre, che poi cioè, che aiuta la madre in questa cura, è qualcosa che ci identifica come umani, cioè, a differenza di altri, anche altri mammiferi, in generale un po' tutti i mammiferi, però noi mammiferi,
che bipedi, cioè che riescono a stare in piedi a stazione eretta e che hanno il dono, la conquista, comunque la modalità di comunicare con il linguaggio. Questo siamo noi. E sicuramente questo momento della cura della prole è un'identificazione netta, totale del nostro essere umano. Senza di questa, appunto, non ci sarebbe la civiltà. Anzi, c'è chi dice che la civiltà è nata proprio in conseguenza della modalità così prolungata, così particolare di difesa del nucleo familiare che tutti i genitori appunto mettono in atto, cioè rispetto ai propri piccoli, quindi un sistema particolare, molto prolungato nel tempo, molto strutturato, perché poi è strutturato in quanto con la nostra capacità di adattamento e con il linguaggio che ci identifica in quanto umani, insomma, questa è una delle fiaccole della civiltà, del nostro essere umani, della nostra umanità. Ecco, e quindi tutto ciò che viene delegato in questo senso, secondo me, va benissimo, se è necessario, questo è di ogni, utilizziamo la tecnologia in questo senso, però non dimentichiamoci da dove veniamo, appunto, chi siamo, e quindi riappropriamoci di questa condizione, che è una condizione semplicemente di amore e di tenerezza rispetto ai nostri figli, che quindi oltre al compito della riproduzione, che è scritto nel nostro DNA, c'è tutto l'universo affettivo che ci condiziona, certo, in quanto genitori e figli, ma anche apre un capitolo così ampio, così largo e così profondo, che è quella condizione e questa bellezza dell'essere genitori, questa fortuna anche dell'essere genitori. Questo volevo dirvi, con questo mi taccio, vi abbraccio tutti e vi auguro di potervi scatenare col cocomero, con le secchiate, se siete al mare, ma anche se non siete al mare, di un Ferragosto pieno di fuochi d'artificio e di atti pirotecnici di ogni genere, un po' il rovesciamento della realtà, è un po' un carnevale estivo stupendo. Il Ferragosto, viviamolo così, viviamolo con intensità, con allegria, con buon umore e con tanta voglia di vivere, con un filo di ironia, che io lo considero il sale della vita, e quindi divertiamoci almeno quel giorno, stacchiamo con tutto, spegniamo il cellulare magari, anche perché se ti diranno delle secchiate, dopo poi il cellulare non va più, e quindi forse è meglio, e quindi stiamo insieme alla nostra famiglia, almeno stiamo insieme agli altri, ai nostri amici, per chi vuole staccare con la famiglia magari quel giorno lì, in libertà. Ognuno dove si trova, anche se si trova a casa e anche se si trova a lavoro, almeno 2 minuti, regaliamoceli, dopo un anno di lavoro. Spezziamo l'estate con un brindisi, con un calice e con un sorriso, che non guasta mai. E con questo io vi rimando alla prossima trasmissione. Spero che mi seguiate, che Science cresca, anzi, io sto investendo, voglio comprare delle azioni, Rosario, se appena vai diventi, vai in borsa, eh? Io sto aspettando quel momento lì, ti sto dietro, eh? Attenzione.
E quindi niente, con questo un salutone, un abbraccio, la prossima trasmissione sarà in registrata probabilmente, lo vado a trovare fra pochi giorni che è qui al mare a Cesenatico, lui abita a Bologna, Franco Nanni, romanziere, musicista, psicologo che si occupa di educazione, psicologo clinico, fa mille cose questa persona, però tutte con rigore, con passione. Ecco, la passione, la passione. È importante, e ricordiamocela sempre, in ogni atto che facciamo, mettiamoci un po' di passione. Anche quelli più duri da fare, dei quali siamo obbligati, mettiamoci un po' di passione. Che noi italiani in questo abbiamo una marcia in più, sicuramente, sono convinto di questo. Niente, ciao, ciao a tutti. E veramente buon Ferragosto. Ciao, a presto, fra 15 giorni, con la trasmissione di che cosa stiamo parlando. Un saluto e a presto.